going, we don't need roads. Benvenuti a Relentless Flashback, in chi vi parla è il vostro host Joey Cruel. Con ogni puntata vi descriverò uno specifico anno del passato, raccontandovi dei suoi avvenimenti storici, i materiali di consumo, la TV, il cinema e la musica. Troverete Relentless Flashback su Mixcloud, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Con questa puntata parleremo del 1969, un anno turbolento che lascerà il suo segno positivo e negativo negli anni successivi. Un anno che già ha lo sguardo verso la nuova era che partirà negli anni 70. Durante questo 1969 succede davvero di tutto, un anno pienissimo. Negli Stati Uniti Nixon diventa il 37esimo presidente e successivamente sarà il più odiato sia per lo scandalo Watergate che per le sue politiche. Ted Kennedy, il fratello di John Kennedy, ha uno strano incidente d'auto da ubriaco e precipita da un ponte in acqua. Si salva e vaga per ore, ma la sua segretaria che viaggiava con lui, Mary Jo Kopechne, muore affogata. L'unica conseguenza sarà che non potrà presentarsi come presidente. Una vera vergogna. La guerra nel Vietnam continua senza sosta da 14 anni. Il coinvolgimento americano durerà fino al 1973 e finalmente nel 1975 la guerra finirà. Altri 4 anni inutili per tentare di vincere una guerra che non può avere vincitori. North Vietnam cannot defeat or humiliate the United States. Gli Stati Uniti mostrano la loro facciata oscura, quella del governo cieco e incapace di fare quello per cui è stato creato, ovvero perseguire il benessere dei cittadini, arrivando perfino ad attaccare chi protesta contro la guerra idiota. E le proteste, ovviamente, sono numerosissime. L'unica buona notizia è che Nixon annuncia la Nixon Doctrine, ovvero ogni nazione è responsabile della propria sicurezza. Quindi gli Stati Uniti, come alleati, possono dare una protezione ma non devono essere coinvolti. Nel 1969 iniziano a ritirare le truppe, eppure si continuerà a morire in Vietnam. L'orrore nel Vietnam ancora arriva all'opinione pubblica grazie a Seymour Hersh, che con un report fa conoscere il vergognoso massacro del My Lai, in cui anziani, donne e bambini furono le vittime di una truppa americana. Massacro interrotto solo dal coraggioso equipaggio di un elicottero, ovvero Huck Thompson Jr., Lawrence Colburn e Glenn Andreotta, che si sono frapposti tra i sopravvissuti vietnamiti e militari americani. Ovviamente l'esercito ha cercato di sabbiare tutto, ma non funzionò, e tutto venne a galla. I seguaci di Charles Manson compiono una serie di assassini, tra cui quello di Sharon Tate, moglie di incinta di Roman Polanski. Con il cervello completamente stravolto da droghe e dal carisma di Manson, i seguaci mostrano una ferocia inumana. Negli Stati Uniti avviene un'esplosione sulla piattaforma della Union Oil, lerciando con il petrolio le coste di Santa Barbara, in California. Questo spingerà al primo Earth Day nel 1970 per sensibilizzare la gente sulla fragilità del nostro pianeta. La prima vittima di AIDS negli Stati Uniti muore a maggio di quest'anno, a soli 16 anni. Solo nel 1984 scopriranno la letale malattia. L'Europa è anch'essa in tensione. In Irlanda del Nord, la tensione tra cattolici e protestanti è inestinguibile. La sommossa chiamata Battle of Bogside esplode il 12 agosto e finirà dopo 3 giorni solo grazie all'intervento dell'esercito. Questo evento darà vita ad altre sommosse lungo tutto il territorio e purtroppo sarà il primo capitolo di una lunga serie di scontri sempre più sanguinosi tra le due parti. In Spagna il dittatore Franco instaura la legge marziale in risposta alle proteste studentesche e fa arrestare 300 studenti a Madrid. Infine in Italia avviene la sanguinosa strage di Piazza Fontana. Una bomba esplode nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, miete 17 vittime e in 53 minuti altre 3 bombe esplodono tra Roma e Milano. Chi furono i mandanti, i veri responsabili, rimarrà un mistero. Da molti questa giornata viene considerata l'inizio degli anni di piombo, che termineranno con la tremenda strage del 1980 a Bologna. Sul Messico esplode il meteorite Allende, spargendo innumerevoli pezzi su tutti i dintorni. Gli studi hanno chiarito che proveniva da un'esplosione di una supernova avvenuta 2 milioni di anni prima della formazione del Sistema Solare. Da togliere il fiato. L'Unione Sovietica continua l'esplorazione spaziale con le sonde Venera 5 e Venera 6 verso Venere e lancia la Soyuz 4 e la Soyuz 5, che si connetterà alla 4 per un cambio di equipaggio, la prima volta nella storia. Dall'altra parte gli Stati Uniti non stanno fermi, lanciano il Mariner 6, i riusciti Apollo 9 e 10 e soprattutto con l'Apollo 11 arrivano per la prima volta sulla Luna, per poi ritornarci con l'Apollo 12. Visto che parliamo della Luna, vorrei condividere con voi alcuni quotidiani che ho ritrovato nell'archivio familiare. Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare!
non ha toccato. E ora sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della visione scientifica, frutto. Qui è ovvio che hanno tradotto mustard come mostarda, mentre invece mustard vuol dire senape. La mostarda è una confettura di frutta tipicamente italiana che non credo sia famosa negli Stati Uniti. No Ruggero, ecco, sto aspettando. No Ruggero, pronto? Sto aspettando. Se abbiamo ascoltato bene le comunicazioni fino adesso. Sto aspettando. Dai, da 2.5 metri non si passa dietro. Fermare i coloni e lo tengono a toccato in questo momento. In questo momento ha toccato. Ha toccato, hanno ecco fermato i motori in questo momento. C'è praticamente anche un errore incomprensibile perché era effettivamente atterrato quando abbiamo detto le 22:17 precise, ma col motore così come si fa con la cosa è stato spento un pochino più tardi. E guarda che non si sta capitando. Anzi. L'uomo è atterrato sulla Luna, a te Orlando per i commenti da Houston e per la reazione da Houston. Sai quella piccola differenza, quei pochi secondi di differenza nell'allunaggio, probabilmente era per dare il tempo agli astronauti che avevano toccato il suo lunare con dei fili che prolungano le gambe, per sentire se tutto era a posto. Eccola in questo momento. Ecco l'immagine televisiva. Come vedete, in contemporanea con le notizie sulla Luna c'è anche il fattaccio di Ted Kennedy. Strutture meccaniche con il fondo lunare. Immagine molto è capovolta. L'immagine ci arriva capovolta. Ancora non abbiamo spiegato, probabilmente Aldrin avrà capovolto la macchina. Ecco, hai visto infatti la rinestenza. Ecco l'uomo che scende. In questo momento non ti so dire se è uno scherzo ecco o per altre ragioni. Ma eccoci le prime immagini che siano inviate da una, la prima trasmissione che sia inviata da un uomo su un altro corpo celeste alla Terra. Ecco che scende. Bellissima questa pubblicità della Mattel. Guardate il logo originale del Mattel com'era. Casino. Ecco il primo passo. Gigantesimi partita all'aperto, con un stecche stesse 5 cm e salsicce e fiumi di birra e di whisky. Il primo passo si è stato detto dalla scaletta di Sì, perché la scaletta scusami anche già aperta perché è la telecamera è al centro di... Andare troppo in basso come siede. Aspetta che scoprono tutto quello che hai fatto e poi ne riparliamo. È incominciata la ripresa televisiva dell'Eva. C'è da dire che non è sbagliato perché sì. Vediamo l'astronauta di spalle. Ecco un altro articolo su Ted Kennedy. Pollici affondato nella superficie lunare il piede di Neil Armstrong, assaggiato con il piede sinistro il suolo della Luna. Abbiamo fotografato i vostri figli. È minacciosissimo questo titolo, ma che senso ha? Io capisco che siamo in un'altra epoca, come avete visto dai vari titoli, però questo titolo è proprio inquietante. Tra i libri consigliati del 1969 troviamo Il padrino di Mario Puzo, da cui sarà tratto il celebre film e conseguente trilogia, e il libro per bambini I Can Lick 30 Tigers Today and Other Stories del Dr. Seuss. Nel 1969 ci sono due importanti concerti, Woodstock e Altamont. A Woodstock, tra il 15 e il 18 agosto, avviene il famoso concerto con i più grandi musicisti dell'epoca, e se dal punto di vista musicale è un evento degno della fama che acquisterà nel futuro, di sicuro tra il pubblico c'è la peggior raccolta di debosciati che si è creata negli ultimi anni, ovvero gli hippies. Gente che dice di voler la pace e il cambiamento del mondo, ma la verità è che vogliono solo accoppiarsi in continuazione e devastarsi il cervello con tutti i tipi di droghe. Infatti i risultati non si vedono, il movimento finirà e giustamente verranno derisi sia in questi anni sia negli anni successivi, specialmente quando il tempo li avrà resi degli adulti ridotti a dei vegetali, dalle droghe. L'unica cosa che riusciranno a portare alla nostra società sarà la disintegrazione di importanti valori, dall'estrema rigidità degli anni 50 all'estremo lassa
sfera degli hippies. Non c'è via di mezzo. Per quanto riguarda i gruppi, tra i tanti possiamo citare Canned Heat, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, Crosby, Stills, Nash & Young, The Who, Jefferson Airplane e ovviamente Jimi Hendrix. Altamont è un altro concerto di controcultura, con altri grandissimi nomi, sempre i Jefferson Airplane e Crosby, Stills, Nash & Young tra i tanti, ma soprattutto i protagonisti della serata, i Rolling Stones. Ma se Woodstock è peace and love, Altamont è l'esatto opposto, con episodi di violenza tra la folla e tra la folla e la security, ovvero la famigerata gang motociclistica, gli Hells Angels, episodi che culminano con l'assassino di un 18enne pieno di metanfetamina. Il ragazzo sale sul palco, sembra con una pistola, quindi uno dei motociclisti lo raggiunge e lo accoltella a morte. Il concerto è stato così nefasto da essere definito la pietra tombale del movimento hippie. Il 1969 vede i Creedence Clearwater Revival in piena estasi creativa e dopo il primo album del 1968, quest'anno pubblicano ben 3 album. Il 5 gennaio arriva Bayou Country, che è un album intriso di atmosfere Southern Rock. Bayou è una parola Cajun che indica l'acqua paludosa che spesso è vicina a una palude. La Bayou Country è una zona degli Stati Uniti del Sud che si estende da Houston in Texas, passa da New Orleans in Louisiana e Mobile in Alabama e arriva all'Everglades in Florida. E la voce sporca di John Fogerty, unita alla chitarra del fratello Tom e alla sezione ritmica con Stu Cook al basso e Doug Clifford alla batteria, rende il disco un magnifico capolavoro, da Born on the Bayou a Keep on Chugglin'. Voglio farvi ascoltare uno dei pezzi più famosi di quest'album, Proud Mary. Cosa c'è di nuovo nel 1969? Quest'anno vede la nascita di 2 quick service restaurants. Long John Silver's apre in Kentucky e si occupa soprattutto di pesce e frutti di mare. È una tematica piratesca, come si intuisce dal nome preso da uno dei protagonisti del libro L'Isola del Tesoro. Poi c'è Wendy's, che apre in Ohio. Nel 2016 sarà la terza catena di hamburger con più ristoranti, dietro solo ai giganti McDonald's e Burger King. A New York viene installato il primo bancomat e proprio a New York atterra un Boeing 747. Il primo volo in assoluto per questo aereo. Proprio quest'anno il primo messaggio viene inviato attraverso ARPANET, l'antenato militare di Internet. Prima di passare al prossimo grande album, lasciatemi fare un'introduzione di 2 minuti. Negli anni 50 la musica, con l'arrivo del rock and roll, si è divisa tra musica per giovani e per adulti. Ma negli anni 60, con i Beatles e i Rolling Stones, la musica giovane inizia ad essere bicefala. Certo, senza i Beatles non ci sarebbe stato tutto quello che verrà dopo, però i Beatles sono il lato gentile, elegante, pacato e tranquillo della musica, tutto peace and love, con pochissimi picchi di aggressività, come ad esempio Helter Skelter, che in verità era solo una risposta ai The Who, perché la versione originale è l'ideale per un colpo di sonno e botta sul guardrail. Invece i Rolling Stones, dopo un paio di album, rivelano tutte le loro radici che affondano nel lercio fango delle sponde del Mississippi. La band è impregnata di blues americano, è aggressiva ed arrogante. Sarà naturale mettere le due band agli antipodi, i bravi ragazzi da una parte e i cattivi dall'altra. Dualismo che nel 1969, con la morte del chitarrista dei Rolling Stones, Brian Jones, e i fatti di Altamont, si amplifica ancora di più. Infatti, il 1969 sarà proprio l'anno dell'esasperazione di questa differenza, che negli anni diverrà sempre più evidente. Da una parte ci sarà l'hard rock, l'heavy metal e il punk, e dall'altra ci sarà la musica soft, usa e getta e precotta dell'easy listening e della disco music. Perché per l'hard rock, l'heavy metal e il punk, il profitto è un effetto collaterale e non è il principale target. Il principale target è poter scrivere grande musica e condividerla con chi può capirla. Ovvio che ci saranno eccezioni, ma questo divario, che parte da un semplice soft contro hard, gentilezza contro aggressività, proseguirà aggiungendo precotto e finto, controvissuto e vero, per tutti gli anni 70 e 80. Perché solo questi 2 decenni? Perché dagli anni 90 in poi questo divario diverrà labile, perché arriveranno molti gruppi easy listening travestiti da gruppi dell'altra parte della barricata, con una ribellione preconfezionata. Ma analizzerò questa problematica successivamente. Ci sono 2 frasi che esplicano bene questo divario. Una è di Vangelis, il compositore di molte colonne sonore. If, for example, the music drives the composer, the result will be honest and healthy. If the composer drives the music, the result will be dishonest and record business.
Quello che dice è che se la musica guida il compositore, il risultato sarà onesto e salutare. Se il compositore guida la musica, il risultato sarà disonesto e music business. L'altra frase è da Wayne's World, il film del 1992, che esplica bene la differenza tra questi due lati. I mean, Led Zeppelin didn't write tunes that everyone liked. They left that to the Bee Gees. I Led Zeppelin non hanno scritto canzoni che potessero piacere a tutti. Questo compito l'hanno lasciato ai Bee Gees. In questa puntata voglio farvi ascoltare All Along the Watchtower dei Jimi Hendrix Experience. Sebbene sia un pezzo del 1968, ben rappresenta questa spaccatura che avviene proprio nel 1969. Da un lato c'è un artista con la A maiuscola, Bob Dylan, massimo rispetto, ma è un artista folk, pacato, tranquillo ed esperto nei colpi di sonno. Dall'altro lato c'è Jimi Hendrix, che prende l'idea fenomenale di Dylan e la rende aggressiva, atmosferica, spigolosa e virile. Stessa canzone, differente arrangiamento, ed ecco che la separazione di cui vi ho parlato è evidente. Da un lato l'effetto pacato e letargico, e dall'altro l'effetto energetico e lisergico. Lo stesso Bob Dylan preferirà suonare il suo pezzo con l'arrangiamento di Jimi Hendrix, per quanto ne rimase sorpreso. L'album, Electric Ladyland, fu l'ultimo dei Jimi Hendrix Experience, ed è un capolavoro incredibile. E la curiosità è che la copertina doveva essere una foto della band con dei bambini vicino al monumento di Alice nel Paese delle Meraviglie a Central Park, a New York. Una foto realizzata da Linda Eastman, che sposerà Paul McCartney proprio nel 1969. Questa foto può essere vista all'interno della versione rimasterizzata in CD. L'etichetta americana ignorò totalmente Jimmy e pubblicò l'album con il primo piano sfocato dell'artista, mentre l'etichetta inglese riuscì a fare di peggio. Pubblicò una copertina con 19 donne nude. Jimmy espresse disapprovazione per entrambe le copertine. Ora ascoltiamo la epica All Along the Watchtower. In questa sezione parleremo di giocattoli del 1969. Quest'anno i giocattoli sono ancora quelli classici e i giochi da tavolo vanno alla grande, ma una grande fetta del mercato è della Mattel, con la Barbie per le bambine e le Hot Wheels, nate nel 1968, per i bambini. Questo prodotto nacque per entrare in competizione con le britanniche Matchbox, nate nel 1953, ma per dei giocattoli davvero impattanti dovremo aspettare il 1977. A febbraio del 1969 arriva Kick Out Gems degli MC5 e dà un'altra scossa alla musica di questi anni. Per esordire, gli MC5 decidono di pubblicare un album dal vivo, forse per rifiutare qualunque tipo di artificio, per sottolineare la loro totale sincerità. Quest'album non sarà solo importante per l'hard rock, ma anche il punk dovrà tanto a questo disco seminale, tanto che la band verrà spesso associata al proto-punk. Gli americani MC5 mostrano anche un'altra cosa: il loro hard rock è fondamentalmente differente da quello britannico. L'hard rock d'Albione è raffinato, tecnico, e sebbene aggressivo ha sempre un savoir-faire. Quello degli Stati Uniti è brutale, urgente e non chiede il permesso. Infatti già l'album inizia con un provocante discorso che incita a ribellarsi e a essere parte della soluzione. E dopo la prima traccia, ovvero la cover di Ramblin' Rose, parte la traccia Kick Out the Jams con un minaccioso Kick Out the Jams, motherfucker! Un altro incitamento alla protesta, e per giunta utilizzando una delle parole più tabù nel linguaggio inglese. Infatti l'etichetta Elektra Records rimase scandalizzata e pubblicò una versione censurata. L'album, oltre alla cover Ramblin' Rose di Ted Taylor, contiene altre due cover, I Want You Right Now, The Trogs, e The Motor City's Burning, di John Lee Hooker, una canzone dedicata a Detroit, una città infiammata dalla musica degli MC5, che prendono questa canzone per parlare della sommossa del 1967, che avvenne proprio a Detroit, chiamata appunto la Motor City. Quel luglio del 1967 fu una delle peggiori, violente e distruttive sommosse degli Stati Uniti, con 43 morti e 7200 arresti. Dietro questa sommossa c'era la grave condizione degli afroamericani e ci furono molti episodi di brutalità da parte della polizia. Ma tutto questo parlare di ribellioni e sommosse non era una posa per fare proseliti. Gli MC5 erano affiliati con i White Panthers, un gruppo di estrema sinistra nato per aiutare l'associazione Black Panther, che ha lottato per i diritti degli afroamericani. E inoltre la band partecipò alle proteste contro la guerra del Vietnam. Kick Out the Jam si completa con 5 pezzi originali, tutti segnati dalla carica irrompente e dissacrante degli MC5, un capolavoro d'applauso. Con questo album finisce il primo episodio sul 1969. Per il prossimo episodio continuerò a parlare dello stesso anno, con le auto e la TV. Seguite il programma su Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e Mixcloud. Relentless Flashbacking è facile da trovare perché il nome è unico in tutto il web.
Se volete supportare il programma, visitate la pagina di Teespring e Patreon. E ora vi lascio con Kick Out the Jams degli MC5. Stay outrageous, stay larger than life, Romeo, Foxtrot, bravo! What?